È un mese dall'esplosione che sconvolse Beirut. Intorno al porto si continua ancora a scavare. Anna Mazzone. Segnali di vita tra le macerie, un flebile battito cardiaco, forse. A Beirut si spera ancora, le squadre di soccorso nella notte hanno ripreso a scavare a 30 giorni dalle tragiche esplosioni che hanno raso al suolo il porto e i quartieri circostanti, spazzando via tutto. Stasera alle 18.08, ora della deflagrazione, il paese dei Cedri osserverà un minuto di silenzio per le 191 vittime e più di 6.000 feriti. Da Roma il Papa ha indetto una giornata di preghiera per il Libano e a Beirut si trova il suo inviato, il cardinale Parolin. 2,5 tonnellate di nitrato di ammonio sono esplose in un attimo, devastando Mar Mikael, il quartiere cristiano, ma ancora non si sa perché quel materiale letale fosse stoccato nel cuore di Beirut da 6 anni e chi lo avesse autorizzato. L'inchiesta va avanti, più di 40 mandati di arresto, ci sarebbero altre 4,5 tonnellate di nitrato ancora stoccate in quel che resta del porto. Le esplosioni di un mese fa sono state solo l'ultimo capitolo di una serie di crisi che hanno messo il Libano in ginocchio. L'inflazione è alle stelle, il Covid non dà tregua e per le strade la rabbia contro governo e istituzioni non accenna a diminuire. Spostiamo negli Stati Uniti, dove rimane incandescente il clima.